La parola, diciamo subito, ma è ben noto, è dovuta a un libro celeberrimo, tradotto peraltro in lingua italiana dal latino da Tommaso Fiore, no? Per La Terza, l'utopia di Thomas More. In lingua italiana ovviamente utopia non crea quell'ambiguità che c'è nell'inglese, dove quel sillaba iniziale si legge U, ma si può scrivere EU, no? Abbiamo, mi pare, la Next Generation U, di cui si riempiono la bocca un sacco di politici di varia stazza, ma noi non ce l'abbiamo con loro. Diciamo che l'ambiguità è che la parola pronunciata, anziché vista per iscritto, può significare sia eutopia, cioè un luogo felice, che un luogo che non esiste, no? Che non c'è, U negativo. E il sovrano di questo luogo immaginario è Utopo, e siamo nel 1516 per l'appunto. Ma la storia comincia molto prima, non è che dal 1516 in avanti, perché il contenuto delle aspirazioni di carattere utopico, usiamo questa parola comoda, cominciano in tempi che non possiamo neanche definire in modo puntuale. Si dice giustamente che nel mondo occidentale, che parte dalla Mesopotamia, comunque, giusto per non inorgoglirci troppo, parte da lì. I greci imparano molto da loro, in particolare Esiodo. Esiodo, grandissimo West, no? Filologo inglese formidabile, purtroppo scomparso da vario tempo, ha dimostrato che la teogonia di Esiodo è la traduzione in greco del poema per Marduk, figura mitico, storica, mesopotamica. Quindi quella cultura che noi chiamiamo greca, culla dell'Occidente, ha radici, Erodoto diceva, dall'Egitto, e portava delle prove, no, della mutuazione culturale. Comunque, nelle opere I giorni di Esiodo, opera forse la prima, alcuni pensano che venga prima di Omero, c'è già la scansione della storia umana come caduta progressiva da una età dell'oro. Un'età dell'oro, lui usa i metalli come metafora, che ha avuto fortuna, no? Se pensiamo che anche in epoca romana si classificano da parte di Floro, che è un compilatore molto interessante della storia romana, le varie, no, l'età aurea, l'età argentea, è entrata anche nel linguaggio della, diciamo, scolastico storico letterario. Tu segui più la latinità argentea, che è sempre quasi un rimprovero, no? E quindi c'è l'idea di decadenza, no? Cicerone perfetto, Tacito e tanto di capelli, però un po' meno, Ammiano Marcellino, ne parliamo proprio. Questa idea oro e declino parte da Esiodo. L'età dell'oro è un'età felice. La storia umana è caduta. Questo è già in nuce un'idea di carattere utopistico, cioè c'è un momento nel quale tutti sono portati a ritenere che le cose andassero in maniera positiva, concorde, e poi invece il dissidio, il conflitto. Esiodo poi parla del suo dissidio con un fratello per questioni molto concrete. L'idea che c'è un'epoca remota felice e poi il resto della storia è decadenza, poi passa anche nella letteratura teatrale in maniera ironica, no? Quindi ci sono i comici perfidi e divertenti che mettono in scena il paese di Bengodi, dove gli alberi producono la frutta spontaneamente, uno si siede lì, le bevande, i vini gli vanno direttamente in bocca. Chiaro che è una satira feroce, ma che però fa capire che nella società alla quale si rivolgono i comici con le loro opere, quello è un sentimento diffuso dal quale il commediografo prende ironicamente le distanze, ma al tempo stesso gli dà spazio, no? Nel momento in cui io faccio la caricatura davanti a 10.000 spettatori, spesso erano veramente tanti a teatro, lo faccio perché so che loro colgono subito la questione alla quale io alludo. Quindi è un sentimento
diffuso. Come mai? Cioè, la domanda è perché? E quindi il primo tentativo di risposta è proposte di tipo utopico, accettate, rifiutate, derise, comunque presenti, partono dal presupposto che le cose così come stanno non vanno. Cioè l'idea di una riforma sociale, riforma dei rapporti sociali nel senso più ampio, che si fa strada parallelamente alla maturazione del pensiero politico e della modalità di organizzazione delle società. E qui entriamo un po' più nel tema e ci teniamo purtroppo sempre più ristretti sul piano cronologico e geografico, perché sarebbe interessante, ma ci mancano i testi poi, capire l'atteggiamento, se mai ci fu e prese forma scritta, di intellettuali, persone pensanti, figure religiose rispetto alle grandi monarchie orientali. Non abbiamo, credo io, traccia di questo. Anzi, abbiamo la voce che viene dall'alto, no? Così parla Dario, la famosa epigrafe rupestre messa proprio sulla rupe, sul muro, perché sia vista da tutti, del grande imperatore persiano Dario, che dà l'unica verità, quindi una voce sola. E del mondo greco, a nostra scienza, ma credo che sia una diagnosi valida, la nascita di una individualità che dice: io dico quello che sembra a me, non quello che dice il sovrano. E quindi Ecateo, che peraltro è un greco d'Asia, quindi è diciamo un suddito del gran re di Persia, sconsiglia la rivolta ionica nell'anno 500 a.C., facendo un ragionamento razionale, cioè ai capi della rivolta addita la carta geografica e dice: vedete l'elenco dei popoli su cui regna il gran re, e quindi vi rendete conto che la rivolta non ha senso, che ha luogo ugualmente l'incendio di Mileto, tutto quello che sapeva, Atene punita per averli aiutati, l'invasione della Grecia, eccetera. Quindi l'individualità nasce lì, nasce proprio nella grecità d'Asia, dove nasce anche il pensiero filosofico, dove nasce l'idea di una analisi della realtà fisica, della realtà umana e della storia. Cioè tutto nasce lì, in quel crogiuolo di cui poi Atene è debitrice, profondamente debitrice. Intellettuali che vanno ad Atene come Erodoto, come Anassagora, vengono dalla grecità d'Asia, e ovviamente c'è una grande osmosi. Quindi noi conosciamo la forma politica che assumono le città, con varie differenze anche forti, ma anche contemporaneamente il sorgere di istanze correttive, di prospettive di un modo diverso. Facciamo dei nomi, giusto perché la storia poi è molto lunga ed è bene tenersi a dei casi forti, noti. Inevitabilmente, quando si parla di questa tematica, si pensa alla nascita della democrazia ateniese, al concetto di uguaglianza come fondamento della società organizzata. Anche qui torna Erodoto con le sue osservazioni, dialogo sulle forme politiche, il notabile persiano che caldeggia la forma democratica dice che la cosa più bella è il plethos archon e che il valore è to ison, l'uguaglianza. Che questo in Persia abbia avuto un fondamento, non ci tocca ora di discuterlo, nessuno all'epoca ci credette, però, dice Erodoto, le cose stanno così. L'uguaglianza dovrebbe avere la sua realizzazione nei principi fondanti della democrazia ateniese, cioè di una società nella quale i cittadini sono uguali, hanno gli stessi diritti, li fanno valere anche con azioni giudiziarie molto frequenti e molto forti, in omaggio all'idea che to ison è il valore al quale ci richiamiamo.
è un'utopia. Diceva giustamente Giulia Sissa in una conversazione molto interessante che tenne all'Università di Trento tanti anni fa. Cioè, se si deve fare la storia dell'utopia nel mondo greco, si deve partire da questo, cioè dal fatto che si afferma una modalità che nella realtà non c'è, che è smentita nella realtà concreta dal fatto che quel to ison, quell'uguaglianza, è in contrasto con la realtà effettuale, con la differenza profonda di fortune, di ruoli e poi di una realtà ancora più grande della quale si parla malvolentieri nelle nostre fonti, e cioè gli esclusi, che sono una massa sterminata, gli schiavi, le donne, gli stranieri, eccetera. Il che trova la sua realizzazione anche formalizzata, per quel che riguarda stranieri e schiavi, ma non per quel che riguarda le donne, nella realtà spartana, che di solito invece viene contrapposta come un modello antitetico, quello ateniese, e anche questo, diciamo, è frutto di un'interpretazione ottimistica della storiografia ottocentesca, sostanzialmente. Nel Settecento si pensava che Sparta fosse il luogo dell'uguaglianza vero. Grandi pensatori illuministi come Mably hanno scritto questo, e ancora i bravi giacobini, ignorantissimi nel campo della storia antica, parlavano delle repubbliche e in particolare Sparta, che tale poi non era. Quindi l'esclusione è la contropartita di questa aspirazione all'uguaglianza, di cui si afferma ottimisticamente che sia attuata in determinate società. Gli spartiati sono al tempo stesso una comunità che si autodefinisce pura dal punto di vista razziale e si autodefinisce la comunità degli uguali. In certo senso è quasi vero, perché in una certa fase della storia spartana le caste sono formalizzate, gli spartiati sono la casta dominante, sono uguali tra loro, eleggono un sovrano ma lo depongono, hanno un'assemblea governata dagli anziani, non hanno il diritto di parola ma hanno il diritto di reazione e di approvazione. Sono gli uguali, gli isoi. Ad Atene questo non è. Sotto di loro ci sono i perieci, che sono, diciamo, in una condizione intermedia fra la libertà e la schiavitù, e poi c'è una massa di iloti che sono schiavi, vengono terrorizzati, eccetera. L'utopia dell'uguaglianza, affermata come valore in entrambe le due città modello, è smentita nei fatti e suscita naturalmente una critica filosofica mirante a prospettare ordinamenti diversi. Perciò, dicevo, si incontra a questo punto una figura gigantesca, Platone, perché Platone viene indicato come il capostipite delle utopie moderne. Si sarebbe molto offeso a sentirsi definire utopista, perché era convinto di prospettare un modello realizzabile, attuabile. E ha tentato di attuarlo in realtà. Non so se possa essere definito anche lui filosofo di strada, nel senso che è un come Gentile è stato definito da ultimo, ma è uno che si sporca le mani, che tenta l'attuazione del suo disegno di modello statuale, che egli stesso poi definisce un paradigma in cielo nell'ultimo libro della Repubblica, della Politeia, con ciò indicandone la lontananza rispetto alla possibile attuazione, però tante volte ha cercato di attuarlo. E quest'uomo nasce in una famiglia aristocratica, nipote del capo dei 30 oligarchi del 404, uno dei due esperimenti oligarchici ateniesi più forti, più feroci. Lo dice lui stesso nella lettera settima, legatissimo a Socrate, che è un costante critico della democrazia ateniese, o meglio del meccanismo politico democratico, della prevalenza dei politici, della loro impreparazione, del problema se la politica si possa insegnare, se non si può insegnare come si fa a fare il politico, tutti i dialoghi in cui lui parla, e parla attraverso la bocca di Platone, ruotano intorno a questo tema. Fallisce l'esperienza oligarchica, si restaura la democrazia, dice, lo racconta Platone nella lettera settima, e quel regime che era stato abbattuto per la sua indegnità
torna a funzionare e uccide l'uomo più giusto che abbia conosciuto, Socrate. Dinanzi al fallimento di tutti questi modelli, dice Platone nella settima lettera, mi convinsi che l'unica via d'uscita potrà essere per avere una politeia veramente degna del sommo bene, che è l'idealità al quale noi tutti guardiamo, quando i reggitori si faranno filosofi o i filosofi diverranno reggitori. Questo non è un, si dice adesso, assist per dire, per i professori di storia e filosofia dei licei, no, è una prospettiva che lui con molta fatica prospetta, mette per iscritto dopo un'esperienza concreta. Con queste idee andai in Sicilia. In Sicilia la sua idea è di convertire alla filosofia e al culto del sommo bene il tiranno di Siracusa. Tiranno, parola appunto che noi trattiamo con certo disappunto o addirittura con orrore, no? Si dice tiranno sanguinario, eh? Ma in greco il tyrannos in realtà per molto tempo è il grandissimo mediatore dei conflitti, no? Come l'altra parola aisumnetes, no? Che vuol dire per l'appunto mediatore. Poi in Sicilia c'è una storia della tirannide lunghissima, va avanti ben oltre la fine delle tirannidi in Grecia, e si incarna sostanzialmente nel potere militare, che peraltro è un potere al tempo stesso militare e popolare, non è soltanto soldati di Ventura. L'esperienza siciliana è un disastro, primo, secondo viaggio, rischia di finire male, viene mandato, venduto ai pirati, insomma una vita. E nella Politeia, che è un libro scritto nel tempo, non è scritto di getto, sono 10 libri, come per tante opere antiche si fa la stratigrafia, si cerca di capire l'epoca compositiva delle varie parti, diciamo che il libro quinto, quello che lui stesso definisce scandaloso, è forse il primo come epoca compositiva, quello più coraggioso, più violento, più in contrapposizione con l'ordine esistente, il quinto libro, in cui viene messa in discussione i due cardini della società, cioè la proprietà e la famiglia, e quindi la comunanza, la coinonia dei beni, e scivolata, potremmo dire, unilaterale, coinonia di una icona, delle donne. Non entriamo nel dettaglio dell'immediata reazione, ancora una volta, di quella voce formidabile della società ateniese che è la commedia, perché le donne all'Assemblea Popolare, una delle più importanti, secondo me, commedie di Aristofane, messa in scena, non sappiamo quando perché ci mancano i dati, ma comunque chiaramente allusiva proprio alla circolazione del quinto libro della Politeia platonica, mette in crisi con un sarcasmo pesante, ben scelto, efficacissimo, entrambi questi pilastri. E quindi le scene riguardano il fallimento di tutte e due le ipotesi di coinonia, di comunanza. Parliamo di quelli riguardanti la proprietà. No, bisogna portare alla proprietà comune i beni di ciascuno. E quindi dei vari personaggi della commedia c'è quello che si zelantissimo, diciamo un pasdaran del nuovo ordine, che porta quel poco che ha all'ammasso, e l'altro poi ci dice aspettiamo, vediamo gli altri, poi eventualmente io, e intanto sta fermo e non porta un bel nulla. Poi c'è il banchetto comune, perché si mangia in comune, non come nelle campagne elettorali, dove si fa questa operazione per finalità lotrie, direbbe Croce. Ma perché deve essere un'opera tanto di sforzo di tutti e poi anche di comunità, che nel simposio, nel cibo preso insieme, si consolida. E quindi il medesimo che è restio a portare i suoi beni in comune aspetta che tutto sia pronto e dice ma viva la Repubblica, vengo anch'io, anche io partecipo, ma non ha contribuito per nulla. Questo è diciamo il sarcasmo di Aristofane su quel versante. Sul versante famiglia, rapporti uomo-donna eccetera, Aristofane è molto pungente, perché fa esplodere la contraddizione che c'è nella formulazione
e penso nel convincimento platonico, per cui è una coinonia di una icona, ma non una coinonia degli uomini rispetto a ciascuna donna. E quindi viene emanata una legge dentro la commedia in cui si dispone che ogni donna ha diritto a rapporti con chi vuole, prima però le donne anziane e brutte, poi man mano le altre. Naturalmente succede il finimondo nel tentativo di attuare concretamente questo. Nel finale della commedia c'è una scena memorabile di tre anziane che si contendono un giovanotto che è atteso da una fidanzata ma non riesce a raggiungere, perché, e lui grida a un certo punto: ma noi siamo in democrazia, e quello dice: ma c'è la legge, quella legge è quella. Al di là del divertimento evidente che Aristofane persegue, c'è una critica seria, cioè il fatto che in Platone c'è questa prospettiva unilaterale che ha una vita lunghissima nella tradizione utopistica, se pensiamo alla Città del Sole di Campanella, e siamo a 1623, in cui quello che in Platone è raffigurato con lati anche inquietanti di eugenetica, i bambini malformati vanno buttati via perché bisogna avere una razza pura, cioè il termine razza pura addirittura è presente nel libro quinto della Politeia, che a noi ovviamente desta reazione. Rispetto a questo disegno che Socrate, persona parlante di tutti i dialoghi tranne i nomoi, formula, e Socrate stesso dice: dirò cose talmente gravi che mi devo togliere il mantello e prepararmi al pugilato perché sarò attaccato duramente per quello che sto per dire, quindi c'è la consapevolezza della forzatura radicale rispetto all'ordinamento, che si concentra, ripeto, su questi due aspetti, la proprietà e la famiglia. Rispetto a questa costruzione, per noi completa, perché noi a posteriori leggiamo la Politeia nel suo insieme, compreso quel finale sul paradigma in cielo, che spesso viene dimenticato, ma fu messo bene in luce da Vegetti, Mario Vegetti, in un ottimo libro laterziano, Guida alla Repubblica di Platone, che io raccomando sempre perché è un libro molto ben fatto, c'è la critica di un altro colosso del pensiero, questa volta più giovane di alcuni, di 30 anni quasi, no? E cioè Aristotele, che per 20 anni è stato allievo di Platone nell'Accademia, e nel secondo libro della politica, dei politica, no? Delle cose politiche, come si chiama quel gruppo di 8 libri di teoria politica, nel secondo si dedica essenzialmente alla critica delle utopie di Platone in primis, cerca di colpirlo stiamo parlando di due personaggi di un livello non comune, diciamo, e cioè lui sottolinea che la proprietà non è una forzatura che nasce a un certo punto, è connaturata nell'essere umano. Anzi, Aristotele ha spesso questa idea che ci sono elementi originari. Più importante di tutti, se vogliamo, è proprio il primo rigo della Politica: l'uomo è physei per natura un animale politico, politikon zoon, no? Quindi la politica è inerente all'essere umano, e quindi la proprietà per lui altrettanto. Sull'altro aspetto lui pone dei problemi, allora l'incesto potrebbe prodursi, insomma è molto allarmato della possibilità che l'insegnamento platonico si diffonda, perché non va trascurato che Aristotele è bensì nella Vulgata, e forse giustamente, il più grande degli allievi, che poi cammina sulle sue gambe e crea un suo autonomo sistema di pensiero molto complesso e molto più articolato, con un versante scientifico naturalistico fondamentale, no? Ricerche sugli animali, eccetera. Ma ci sono tanti altri rivoli del socratismo che invece sono molto vicini, conforme a noi meno note, perché non tramandateci in forma integrale, ma molto vicine, molto simili alla grande costruzione platonica. Quindi Aristotele fa lezione ai suoi, no? I libri di politica e gli altri libri, la fisica, sono lezioni rivolte al liceo, alla sua scuola, no? Quindi tardive, quando lui arriva ad Atene dopo essere stato fuori perché si è allontanato dalla scuola di Platone, che non lo ha voluto come successore, eccetera. Però non polemizza soltanto con Platone,
polemizza sempre in quel secondo libro contro un'altra, dice ci sono tante utopie, tante ipotesi di riordino della società che a lui paiono tutte aberranti rispetto invece alla conservazione dell'ordine esistente che va ritoccato, no? La cittadinanza non deve essere eccessivamente ampia, c'ha tante sue teorie, ma la sostanza è la polis così com'è funziona, va corretta, ma funziona. L'altro è un personaggio che noi conosciamo solo grazie a lui, che si chiamava Falea ed era nato anche lui nei Dardanelli, no? Di Calcedone. E Falea, sarebbe bello conoscere direttamente il suo pensiero. Fra l'altro ci si chiede, ma i moderni hanno studiato a lungo queste cose senza approdare a una conclusione ovviamente, se Falea descrivesse una realtà attuata da qualche parte nell'area dove lui era vissuto e aveva operato, o se invece è anche in quel caso un'ipotesi. Qual è la sua idea? È che vanno tutti i lavoratori, lui si occupa soltanto dell'aspetto lavorativo, dipendenza uomo produttivo dal suo padrone, devono essere tutti dipendenti dello Stato, della città. Però la maniera in cui Falea descrive, tramite per noi il riassunto che ne fa Aristotele nel secondo libro, è più vicino all'idea di duloi tes politeia, cioè tutti quanti, come dire, demosioi, schiavi dello Stato, funzionari dello Stato in una posizione di dipendenza ferrea, tutti uguali tra loro, con uguali di trattamento, uguali diritto. E Aristotele confuta questo dicendo che questo è impossibile, blocca la produzione, fa una serie di considerazioni, si spinge sul terreno dell'economia, che peraltro egli o i suoi allievi, ma l'economico di almeno il primo libro è certamente suo, quindi un terreno nel quale si muove con una certa padronanza, e respinge entrambe queste ipotesi e ipotetiche costruzioni. Che rapporto c'è stato tra questa maturazione filosofica e la lotta concreta, la vita delle città, il conflitto sociale, l'evoluzione del costume? Questa è una domanda alla quale possiamo rispondere in modo indiretto. Per esempio, il fatto che la commedia si dedichi ancora con Aristofane delle donne all'Assemblea Popolare a combattere vivacemente in maniera distruttiva ipotesi, diciamo, comunistiche, come vuole essere appunto quella del quinto libro di Platone, fa pensare che nella crisi economica profonda di una Atene senza impero ormai, dopo la sconfitta del 404, la perdita dell'impero, il declino economico, l'acuirsi del conflitto sociale, di cui da Demostene abbiamo tante precise indicazioni, prospettive di tipo utopistico, soprattutto sul terreno ovviamente sociale dei rapporti di dipendenza e di lavoro, circolassero. Non più soltanto l'età dell'oro da sognare, eccetera, ma come tentativi di riequilibrare i rapporti, cosa che comunque avveniva indipendentemente dalle costruzioni teoriche dei nostri pensatori sociali. Se pensiamo che il tribunale nella città democratica è essenzialmente lo strumento per riequilibrare le ricchezze, e le contese che vanno a finire in tribunale sono tutte o quasi, a parte delitti eccetera, relative alla proprietà e allo scambio dei patrimoni, ai doveri tributari verso la società, dette liturgie cui alcuni si vogliono sottrarre. Allora, se ti vuoi sottrarre, ci scambiamo i patrimoni, tu dici di non essere in grado di pagare quello che la città ti richiede, allora tu hai il mio patrimonio e tu mi dai il tuo. Molti arretrano dinanzi a questa, si chiamava scambio, no? Antidosis. C'è un'orazione famosa di Isocrate sullo scambio che ipotizza una situazione del genere, ovviamente fittizia, in riferimento a se stesso. Quindi c'è poi un veicolo concreto di riequilibrio empirico, anche rissoso, giudiziario, già a fine V secolo, le famose Vespe, no? La commedia di Aristofane, Vespe, che cosa mette in scena? La mania per i tribunali dei cittadini democratici, no? C'hanno il pungiglione tutti quanti, cercano in continuazione di portare in tribunale,
e hanno un salario per fare questo, per fare i giudici. Quindi è vero che i vari Falea e compagnia, in una situazione ormai di quarto secolo molto diversa, hanno tentato ipotesi organizzative, ma molto prima la questione che l'ordinamento sociale e lo squilibrio delle sostanze, dei beni è intollerabile, è presente e viene, nei limiti del possibile, messa in discussione. Aggiungiamo ancora un'altra figura, e cioè uno di cui si parla sempre in maniera un po' superficiale, ma secondo me è un personaggio, e cioè il cavaliere Senofonte, cavaliere perché apparteneva al ceto sociale dei cavalieri. Potrebbe essere nato intorno al 440, avventuriero, ha fatto di tutto in vita sua, grande scrittore, eccetera. A un certo punto esule perché deve aver ammazzato qualcuno durante la guerra civile del 404, lui non lo dice mai, ma insomma si capisce che evidentemente questa è la ragione per la quale per molto tempo è fuori. E quando rientra ad Atene scrive d'accordo, si potrebbe dire, con quello che chiameremmo ministro delle finanze a metà del IV secolo, 360 a.C., che si chiamava Eubulo, nome parlante, no? Un buon consigliere, quindi Eubulo, ed è il trattatello sulle entrate dello Stato, poroi, no? Cosa dice in sostanza? Abbiamo una ricchezza enorme che può far vivere agiatamente i cittadini pleno iure. Abbiamo un sacco di schiavi. Questi schiavi li dobbiamo tutti o quasi tutti far lavorare nelle miniere d'argento dell'Aurion, nella punta dell'Attica. Se i vari schiavi diventano tutti schiavi di Stato e la produzione di argento, che potremmo a quel punto ingigantire, ci consentirà di avere entrate poroi, appunto, molto più elevate, il tenore di vita dei cittadini sarà sicuramente migliorato. Quindi, a modo suo, non dico come Falea, ma pensa un'organizzazione non più come Falea, tutti dipendenti demosioi dallo Stato e quindi schiavizzati e non più liberi, ma abbiamo una massa di schiavi notevole, le cifre sono molto alte e spesso inutilmente messe in discussione, e quindi c'è una via d'uscita per dare un tenore di vita accettabile a tutti e quindi sanare la questione sociale che evidentemente dilania la città. Fra l'altro lui scrive dopo che è fallito anche il cosiddetto secondo impero ateniese, finito in malo modo con una guerra contro i soci. Quindi è un'Atene affamata, un'Atene in serissima difficoltà, che per giunta di lì a poco diventerà anche una potenza declassata rispetto al regno di Macedonia. Ma nell'epoca subito successiva, parliamo delle scuole successive ad Aristotele, che muore nello stesso anno, anzi l'anno prima era morto Alessandro Magno, lui muore subito dopo, nel 322, Senofonte è morto già da una trentina d'anni, le scuole post-aristoteliche hanno al centro la questione della condizione comunitaria, superamento dell'egoismo individuale. Curioso, no? Uno dei grandi è Zenone Stoico, nato a Citium, di origine certamente semitica, scriveva in greco e le sue opere abbiamo solo frammenti. L'altro è certamente Epicuro, del quale sappiamo molto di più. E mi fermo, anche perché Ruit ora dobbiamo parlare di cose più vicine nel tempo, prima che il vostro sonno divenga palese, del quale, dicevo, abbiamo, possiamo dire, molto poco, perché 37 libri per i Fusos non ci sono più, abbiamo tre lettere molto lunghe, le massime capitali, un sacco di frammenti, e abbiamo però un poema latino, Lucrezio, in sei libri, integralmente giuntoci, che è ex ipotesi una parafrasi in latino del pensiero del maestro. Poi abbiamo anche un'opera di storia della filosofia, cioè Diogene Laerzio, nelle vite dei filosofi, il cui decimo libro è tutto su Epicuro, così come il terzo è tutto su Platone. Bene, nella
La realtà delle scuole post-aristoteliche, quella di Epicuro, il giardino di Epicuro, è la più emblematica da questo punto di vista. Si fa strada una via d'uscita rispetto alla discussione eterna e insolubile riguardante il riordino della società che non va e che va corretta, e cioè creare una realtà a parte, isolata, autosufficiente, che si distacca, che si sottrae. Quindi una fuga dalla realtà in una realtà distinta, minore, fondata sul pensiero del maestro, sulla reciprocità dei rapporti fra gli aderenti, e questo è un modo di prefigurare la via d'uscita da un ordinamento che non è sanabile. Cosa sappiamo su questo punto? C'è una notizia, questo mi piace dirlo anche se può sembrare un po' pedantesco, c'è una notizia sempre in questo bel libro di Diogene Laerzio. Gli scolari di Epicuro ad un certo punto posero al maestro il problema: mettiamo tutti i beni in comune, dove si riferivano ovviamente alla comunità del giardino, no? Cioè degli adepti della scuola. Epicuro parrebbe avere risposto no, perché questo favorirebbe l'egoismo. È curiosa come notizia, però la notizia è indiscutibilmente fondata, diciamo così, nella fonte che ne parla. Aggiungo però una notazione che non mi pare irrilevante: la risposta di Epicuro ci è nota da una fonte anti-epicurea che Diogene cita. Gli scolari dissero: in comune coina ta ton filon, le cose degli amici, e gli adepti della scuola si autodefiniscono amici, devono essere in comune. Che è un dettame pitagorico, no? Pitagora, nella realtà, nell'Italia meridionale, Crotone, cioè da lui instaurata, ha creato dei regimi che sono vagamente, diciamo, dispotico-comunistici, no? Fondati sulla coina ta ton filon, beni comuni. Hegel ha, come è ben noto, creato il genere della storia della filosofia e le lezioni di storia della filosofia. Quando parla di Epicuro, gli arriva dopo aver parlato ampiamente di Platone e Aristotele, dice: Epicuro è un disastro, un materialista, crede addirittura che esistano gli atomi, cosa che mi sembra assurda. Dice: purtroppo anche Locke crede a questo, ma sono fantasie inesistenti. Però gli piace molto il fatto che Epicuro abbia respinto l'ipotesi comunistica prospettata dai suoi allievi. Quindi il capitolo, diciamo, breve su Epicuro nel trattato non autografo suo, perché sono le lezioni prese dagli allievi, ma insomma comunque le prendiamo per buone. Un breve capitolo: Epicuro è un fallimento filosofico e scientifico, ma il fatto che egli si sia contrapposto ad una spinta in quella direzione va molto apprezzato. È un po' sintomatico, diciamo, che un pensatore, peraltro a suo tempo molto influenzato dalla Rivoluzione francese, che per lui fu un'esperienza fondamentale, ma poi diventato l'assertore dello Stato prussiano, prefigurato come modello, eccetera, abbia avuto interesse per Epicuro soltanto per questo aspetto qui. In che misura però Epicuro aveva davvero dato spazio a questa ipotesi, diciamo così, dei suoi allievi, comunistica, se la vogliamo chiamare in questa maniera, il cui fine era sottrarsi alle contraddizioni, all'infelicità della società circostante e crearne un'altra autosufficiente e ben diversamente fondata? Ci aiuta Lucrezio in questo, perché nel suo poema, questo induce a pensare, che se ne dica, che questo strano personaggio di cui non sappiamo niente, nulla, tranne che ha scritto il De Rerum Natura e che era amico di Cicerone, va ben oltre la tematica De Rerum Natura. Parla della società del suo tempo, parla della politica come crimine, come luogo del conflitto, dell'assassinio, della politica imperiale come un grande crimine assoluto: è meglio essere sudditi anziché reggere imperio populos,
cosa che dà molto fastidio a Virgilio, peraltro epicureo da giovane, che gli risponde, no, nel sesto libro dell'Eneide, attraverso la bocca del defunto Anchise, che ammaestra il figlio Enea nell'Ade, dove succede di tutto, e gli fa dire al vecchio Anchise: tu, popolo romano, ricordati, memento, regere imperio populos, no? Quindi tu regere imperio è una risposta a quam regere imperio di Lucrezio. Cioè è evidente che c'è una replica dura, una replica conforme all'ideologia augustea, all'impero e all'ideologia imperiale, eccetera, eccetera. Ma accanto a questo, che è una reazione alla violenza dell'età delle guerre civili romane, nelle quali lui è vissuto da ragazzo, da quando era giovanissimo, Mario Silla, la guerra sociale e via e via, insomma una storia di sangue che lo porta a pensare che la politica è sangue e basta, rispetto a questo c'è un elemento in più, cioè la prospettiva che lui, sempre in quel quinto libro dove ci sono molte di queste affermazioni che ora ho ricordato, dice: si può vivere di poco bene. La vita prior, e quindi torniamo all'età dell'oro di cui abbiamo detto prima, la vita prior era contenta pauci, di poco. Quindi c'è dentro quell'affresco della storia umana che lui mette nel quinto libro, che va ben oltre Epicuro probabilmente, non soltanto la critica dell'esistente, ma la prospettiva di una fuga dalla realtà fattuale verso soluzioni, diciamo così, di carattere furieristico, falansterio, no? Di cui la scuola potrebbe essere il primo nucleo. Non ha fortuna questa prospettiva, non abbiamo, credo, se non forse un altro episodio un po' precedente che non ci porta nel solco di Epicuro ma nel solco di Zenone degli Stoici, e cioè il primo compagno d'arme, per usare il linguaggio di Limpiao rispetto a Mao, di Tiberio Gracco, che era un signore che veniva dall'Asia greca, cioè da Cuma, Blossio si chiamava, era un po' il consulente politico teorico di Tiberio Gracco, era uno stoico convinto del pensiero. Lo stoicismo è una filosofia universalistica, no? Tutto il genere umano è permeato della divinità, perciò tutti gli esseri umani sono uguali e il Dio è dovunque, quindi è evidente che ogni divisione di città, stati, confini è tutto fittizio. Lo troviamo anche in altri autori. Bene, quest'uomo, quando Tiberio Gracco viene assassinato dai senatori romani a colpi di spranghe, scappa da Roma, pur essendo stato catturato, ma poi riesce a scappare, e va a Pergamo, no? Nel piccolo regno di Pergamo, in Asia appunto, in Turchia odierna, dove è accaduto che il sovrano, l'ultimo sovrano Attalo III morente, ha lasciato, bontà sua, in eredità al popolo e al senato romano il suo regno, che diventerà la provincia romana d'Asia, no? Ma diventerà dopo una insurrezione durissima di schiavi ribelli che sono seguaci del sole, quindi si dichiarano Eliopoliti, città del sole, campanella, e hanno in Blossio di Cuma un capo, un leader. Quindi lo stoico Blossio si accosta e si affratella con i seguaci del sole per una società ribelle all'occupazione romana che è fondata sull'emancipazione degli schiavi, che diventano la guida di questo regno ribelle che per 3 anni ha tenuto in scacco le legioni romane. Questo panorama movimentato fa capire che, al di là delle costruzioni teoriche o delle confutazioni aspre, l'esigenza di tipo utopistico di un riordino di quello che non va nella società continua attraverso l'intero Mediterraneo antico, nelle forme e nei momenti più diversi, punteggiato anche di episodi violenti, no? La ribellione degli schiavi siciliani, che erano di origine siriaca, la ribellione 30 anni dopo sempre in Sicilia, e Spartaco, eccetera eccetera. Allora, di questa tradizione quale la prosecuzione storica, e qui faremo dei salti mortali,
per necessità, anche perché davvero il tempo l'ho un po' dissipato in questa conversazione. E direi che le religioni di salvezza diventano le eredi di filosofie universalistiche che hanno pur sempre interessato delle élite e mai delle masse. Il vero problema dell'utopismo che a noi noto del mondo antico, che è un fenomeno pur sempre elitario, che pensa di parlare a nome di grandi masse, ma in realtà parla di élite intellettuali che escogitano, cercano di escogitare la via d'uscita dalle ingiustizie della società. Questo è il... Le grandi religioni di salvezza, a modo loro, sono interpreti di quell'istanza, ma parlano alle persone comuni, senza più distinzione fra schiavo libero, uomo, donna, no? Il famoso motto paolino, anche se poi Paolo Apostolo dice allo schiavo stai al posto tuo, io dirò al tuo padrone di trattarti bene, quindi è anche un politico. Però il concetto che è forte è che non c'è più né schiavo né libero, né donna né uomo, ma un'uguaglianza totale, no? Allora, le grandi religioni partono con questa forza straordinaria che è un tarlo rispetto agli ordinamenti esistenti in una grande realtà universalistica come l'Impero Romano, nella quale, certo, il vertice è tutt'altro che in memore di questa problematica, se pensiamo al detestatissimo, lo dico un po' scherzando, ma in realtà è così, dalla romanistica di alto livello e pubblicistica di basso livello di epoca fascistica contro l'editto di Caracalla, che nel 212 coinvolge tutti gli abitanti dell'impero, forse soltanto delle città. Mazzarino questo pensava, ma forse non è così, nella cittadinanza, nella piena cittadinanza. Quindi è un'operazione di una forza rinnovatrice, ma riguarda pur sempre il mondo dei liberi, no? Degli abitanti delle città o anche delle campagne di condizione libera. Le grandi religioni di salvezza invece parlano a tutti gli altri e hanno una vitalità molto più lunga dei pur geniali ritrovati del vertice imperiale per rinnovare e tenere in piedi la gigantesca costruzione dell'impero. E questo però produce una nuova storia, che non sono così cattivo e minaccioso da voler tracciare, ma voglio soltanto far intravedere come tutti i corpi storici, anche le grandi religioni partono con un plesso universalistico, egualitario e poi approdano ad una struttura, diciamo pure, gerarchica. E quindi le eresie all'interno del grande fiume del cristianesimo ripropongono il problema, l'eresia montanista che senza saperlo riprende motivi addirittura platonici sul tema dell'uguaglianza totale, della comunanza totale. La stessa cosa potremmo dire, facendo davvero insomma un volo d'uccello, come si dice, per il grande problema storico del perché un movimento travolgente come l'arrivo degli arabi nella Siria, Palestina, Egitto, Nord Africa, Spagna ha avuto successo. Non è una questione di vedute religiose, non so, improvvisamente, dopo che il cristianesimo ha conquistato l'Africa settentrionale, non senza lotta durissima contro i residui della filosofia greca, del pensiero greco, no? Alessandria è teatro di conflitti di cui Ipazia è stata vittima, per esempio. Va bene, nel senso che poi il paganesimo non è che muore dall'oggi al domani, vive dentro il cristianesimo in altre forme o addirittura sopravvive in conflitto, ma questa ondata araba e musulmana che ha un straordinario successo non è fondata soltanto sul radicale monoteismo dei musulmani rispetto al monoteismo un po' trinitario dei cristiani, perché è una questione teologica. Parte da un'offerta straordinariamente larga di giustizia sociale, di distribuzione di terra a chi veramente la lavora, quindi una marcia trionfale attraverso un ventre molle dell'impero, potremmo dire, che è appunto la
il vicino Oriente, cioè le tre grandi province colte, Siria, Palestina ed Egitto, e poi tutto il Nord Africa, fino, ripeto, alla Spagna faticosamente riconquistata in modo effimero da Giustiniano. Ma all'interno poi del grande fiume musulmano, da capo si ripropone la stessa dinamica: eresie, conflitto, creazioni di gerarchie, sclerotizzazione del libro sacro, interpretazione di esso, che abbiamo conosciuto e sappiamo che ci sono biblioteche intere per la storia del cristianesimo, che sfociano come eresie rispetto all'ortodossia, come elemento non secondario delle rivoluzioni moderne, per cui l'egualitarismo diciamo radicale che Cromwell reprime, i livellatori, sono dei cristiani radicali che Cromwell, pur capo dell'effimera Repubblica inglese, reprime. E gli eretici della riforma, perseguitati dai riformatori medesimi, sono un alimento della rivoluzione francese, del pensiero libero della rivoluzione francese, gli eretici degli eretici. Va bene. Allora, tutto questo approda a che cosa? Alla riproposizione costante di modelli sociali risolutivi. Come vedete, ho saltato quello che forse ci aspettavamo, cioè Tommaso Campanella, l'abbiamo liquidato dicendo: riprende la Repubblica di Platone in forme, oso dire con tutto il rispetto per un uomo così coraggioso, grottesche. Quindi lasciamolo, è molto più prudente il saggio Thomas More, 1516, il quale inventa una realtà di tipo falansteri, società organizzate, ma sostanzialmente molto prudenti, e poi alla fine fa dire al protagonista il Tlodeo e tutta una serie di sciocchezze, quelle che ho detto, e quindi annichilisce la cauta costruzione utopistica, avendo egli stesso creato quella parola. E la modernità, fine Settecento, dentro la rivoluzione francese, l'ala radicale, Anacharsis Cloots, che si autodefinisce ambasciatore del genere umano, che arriva alla Convenzione Nazionale a Parigi con una serie di bambini di tutte le razze possibili, indiani, neri, eccetera, e li esibisce davanti alla Convenzione perché egli è l'ambasciatore del genere umano. Finisce male, ghigliottinato a 30 anni, perché i capi della rivoluzione tagliano l'ala radicale, che è preoccupante, che è egualitaria, che è riformatrice, ancora una volta diciamo pure in senso utopistico. E questo è il patrimonio su cui nel secolo XIX si affronta il problema dei manifesti, non soltanto il manifesto dei comunisti del 1848, manifesti sono tanti, i cartisti, eccetera. Qual è il nucleo di questo libro che ha avuto una fortuna immensa? Prospettare la liberazione di tutti attraverso la liberazione del lavoro salariato e l'estinzione dello Stato. Con grande rispetto per la ricchezza intellettuale del primo e del secondo capitolo del Manifesto di Marx, e con qualche imbarazzo rispetto alle 10-12 proposte concrete attuative alla fine del secondo capitolo, si può osservare che in quel libro, dalla immensa fortuna, il nucleo è quello utopistico della liberazione di tutti e dell'estinzione dello Stato. La frase finale celebre questo dice. Ma credo che tutti sappiamo che invece, in prosieguo di tempo, nell'ambito del movimento socialista, soprattutto tedesco, si forma un convincimento di cui il compagno d'arme Engels si è fatto teorizzatore: noi abbiamo attuato il passaggio del socialismo dall'utopia alla scienza. No? E questo credo che molti militanti ancora in servizio pensino. E io sono convinto che hanno tutto il diritto di pensarlo. Dove si legge questa formulazione celeberrima, no? Il passaggio dall'utopia alla scienza, che ha dato anche molto coraggio, molta fiducia in se stessi a tantissimi militanti sul pianeta.
e vanno quindi trattate con rispetto queste convinzioni forti che portano all'azione, al sacrificio individuale, però hanno tutte il destino di essere soggette alla dura legge delle lezioni della storia, no? Qual è il concetto e quando viene espresso? Viene espresso nella prefazione di Engels all'opera intitolata Anti-During, cioè una polemica contro un socialista tedesco molto ostile a Marx, si chiamava During, che lui confuta tanti motivi, un libro pesantissimo e non facile, insomma, abbastanza indigesto, però la prefazione è molto interessante perché enuncia in breve, si è costretti alla brevità e alla chiarezza in certe occasioni, perché il marxismo, che peraltro è un'invenzione postuma, Marx non è mai stato marxista, ma perché il socialismo da loro interpretato è scientifico. Dice in quella prefazione memorabile Engels: tutti i movimenti socialisti di vario tipo, cattolici, cristiani, medievali, hanno lamentato giustamente la necessità di colpire l'iniquità della società, ma non hanno capito perché essa è iniqua. Noi l'abbiamo spiegato portando alla luce due concetti. Il primo: anche il rapporto di dipendenza capitalistico, lavoro salariato, lavoro libero, vabbè, salariato, è un fatto storico e come tale a un certo punto finirà, come tutti i fatti storici. Quindi abbiamo collocato quella forma di dipendenza e di produzione, quel modo di produzione, nella storia, non come un dato eterno. Secondo, abbiamo spiegato scientificamente in che cosa consiste l'appropriazione da parte del datore di lavoro di una parte della ricchezza prodotta dal suo dipendente, dal lavoratore salariato, il plus valore. Questi due elementi scientifici, consapevolezza della storicità del capitalismo, consapevolezza del meccanismo del sfruttamento capitalistico, cioè appropriazione di una parte della ricchezza prodotta dal lavoratore, sono gli elementi della scientificità del socialismo che noi affermiamo. Quindi siamo passati finalmente dall'utopia alla scienza. E tutto il movimento che si ispira al pensiero di questi due grandi analisti sociali si fonda su questo convincimento, che trova tappe entusiasmanti lungo la strada. Pensate all'ultimo Engels, che preconizza una vittoria per via parlamentare del socialismo, siamo già un terzo degli elettori, e poi si scontra con la tragedia della Prima Guerra Mondiale, e poi risorge in forme assolutamente imprevedibili, ipergiacobine, nel movimento bolscevico, e comunque dà per tanti anni l'idea che la storia ha girato un tornante, il tornante del nuovo mondo che è già incominciato. Non dico che mi potrei fermare a questo punto, sarebbe un po' in maniera scherzosa di chiudere. Noi sappiamo benissimo che un glorioso esperimento alla fine è stato sconfitto, nel senso che il tentativo di inverarlo ha comportato sacrifici enormi, dolori straordinari, coraggio, eccetera, ma alla fine ha vinto l'avversario, anzi ha conquistato, come succede, no? Si diceva una volta, l'impero bizantino copia il califfato copia l'impero bizantino, sono due rivali che si assomigliano sempre di più. È chiaro che il vincitore ha conquistato dall'interno l'antagonista che prospettava il mondo nuovo, dall'interno le generazioni successive hanno adorato il modello che si contrapponeva. E sul funzionamento economico non mi dilungo, perché anche quello si richiederebbe tante specificazioni, perché la produttività era bassa, se la politica sociale sia una priorità rispetto alla produttività, eccetera eccetera. Sta di fatto che il risultato è quello che sappiamo. E allora è finito
tutto un ciclo di pensiero avente come obiettivo ancora una volta quello per cui l'età dell'oro fu concepita da Esiodo come un obiettivo quasi raggiungibile? No, non voglio citare l'orizzonte di cui si è parlato prima, ma il paradosso è che rispetto al cammino dall'utopia alla scienza si potrebbe dire che il socialismo è tornato al cammino dalla scienza all'utopia, nel senso che l'utopia come esigenza fortissima di riordino dell'esistente è il residuo concreto di una storia che in una tappa non breve riteneva di avere ghermito finalmente